Sinceramente parlando, non so come uscirà questo video perché sono abbastanza raffreddato e può darsi che la mia voce ogni tanto possa suonare diversa da quello che suona normalmente. Ma dobbiamo parlare assolutamente di Alder Lake, questa famigerata serie 12 di Intel che sarà presentata il 27 ottobre alle 9, fuso orario del Pacifico. Gentilmente mi scrivete in descrizione che ora è italiana, perché seguiremo l'evento sul mio canale Viola tutti quanti insieme per andare a discutere dei prezzi ufficiali che usciranno e di alcuni dettagli che non sono ancora chiari con i leak che ci sono pervenuti. Ecco, parto subito col dire: Intel dodicesima generazione Alder Lake deve battere i Ryzen. Punto. Sono ormai 2 anni, a proposito, che i Ryzen si dimostrano il miglior prodotto con rapporto qualità-prezzo, imbattibile secondo me, e questa cosa deve finire. Vi ricordate qualche tempo fa quando Intel aveva lo strapotere sul mercato dei processori? Cosa succedeva? Gli improvement alle varie architetture erano del 5-10% ogni anno e fondamentalmente AMD non riusciva a stare dietro, non riusciva ad offrire una controparte, quindi Intel faceva il bello e il cattivo tempo. Avete notato che i Ryzen 5000 alla loro uscita costavano già 50 euro in più, 50 dollari in più rispetto alla serie precedente? E questo è già il segno che effettivamente AMD diceva: sì, noi siamo i migliori, volete avere la roba migliore, pagate di più noi. All'evento del 27 ottobre saranno presentati fondamentalmente 3 SKU di processori: l'i9 12900K e 12900KF, il 12700K e 12700KF, il 12600K e 12600KF. La F ovviamente sta a significare che in quel chip non c'è il chip grafico, attenzione. Sarà presentato poi il chipset Z690, non c'è ancora nessuna menzione per quanto riguarda processori che hanno un TDP di 65 o 35 watt, ma sono cose che probabilmente vedremo in futuro. In pratica, Intel vuole lanciare subito la bomba sul mercato e poi occuparsi della fascia media e della fascia medio-bassa, ecco. Ma ehi, come saranno formati questi processori? Perché c'era un po' di confusione per quanto riguarda il numero di core e il numero di thread. Ma io qua non ho acceso la luce. Per quanto nel mondo della telefonia mobile avere un chip con core performanti e core più efficienti sia ormai una realtà da qualche anno a questa parte, questa serie è rivoluzionaria proprio per questa cosa. Infatti, il 12900K sarà un processore con 8 core con hyperthreading, quindi un 8 core 16 thread, più un 8 core senza hyperthreading. Quindi abbiamo 8 più 8 16, più 8 core 24. In pratica avremo un processore con praticamente 16 core e 24 thread, 24 core logici e 16 core fisici. I core ovviamente utilizzati per le performance saranno quelli lì con hyperthreading, e i core senza hyperthreading saranno i core, diciamo, di efficienza, quelli lì che serviranno a utilizzare il sistema operativo, le operazioni base, senza andare a sprecare troppa corrente. Il boost core del 12900K sarà di 5,3 GHz su pochi core per quanto riguarda i core di performance e 3,9 per quanto riguarda i core piccoli, core di efficienza. Invece, per quanto riguarda un boost di tutti e gli 8 i core insieme, il numero è 5 GHz. 5 GHz con questa architettura e 8 core 16 thread sarà, secondo me, tanta roba per quanto riguarda le performance. Invece, un boost a tutti gli 8 core di efficienza sarà di 3,7 GHz. Il TDP è di 125 watt. Mi permetto un attimo di essere, com'è che si dice, malpensante, decisamente malpensante. Sappiamo che non è la prima volta che vengono dati dei numeri fasulli per quanto riguarda leak e altre cose. Vedremo alla conferenza. Ma se praticamente qui abbiamo noi un 16 core fisici a 125 watt, significa un paio di cose. O che Intel ha finalmente abbassato la litografia dei processori, quindi veramente stiamo parlando di 10 nanometri o 7 nanometri, cosa che non è ancora stata confermata,
da Intel stessa, oppure stiamo misurando soltanto il consumo dei core di efficienza al massimo del boost clock. Poi non lo so, vedremo effettivamente la conferenza per vedere se questo sarà vero o falso. Cosa differenzia questo 16 core 24 thread da un altro 8 core, cioè il 12700KF? Quest'ultimo avrà 8 core con hyperthreading e 4 core fisici senza hyperthreading, per un totale di 20 thread. I core di performance avranno un core boost di 5 GHz su un numero specifico di core, mentre i core di efficienza avranno un boost di 3.8 GHz. Invece l'all core boost, quindi il boost a tutti i core, si aggirerà intorno ai 4.7 GHz per i core di performance e 3.6 per quanto riguarda i core di efficienza. Adesso arriva il processore che probabilmente molti di voi punteranno, e cioè il 12600KF. È un i5. Gli i5 sono sempre stati i processori che andavano bene per il gaming. Ebbene, questo processore non si smentisce, in quanto è un 6 core 12 thread più 4 core, quindi stiamo parlando di 16 thread in totale. E secondo me questo processore, se prezzato intorno ai 250, massimo 300 euro, può andare davvero a spaccare il mercato per quanto riguarda le performance e il rapporto qualità-prezzo. Il core boost su alcuni core di performance sarà di 4.9 GHz, mentre per i core di efficienza sarà 3.6. Invece un all core boost sui core di performance sarà 4.5 GHz, per i core di efficienza 3.4 GHz. Ci tengo a sottolineare che 24 thread, 20 thread, 16 thread consumano tutti 125 watt. Secondo me c'è qualcosa che non va. Poi non lo so. Forse l'ho già detto, ma per quanto riguarda i prezzi non abbiamo ancora alcuna conferma. Infatti dovremo aspettare il 27 ottobre per andare a vedere precisamente quali saranno i prezzi. E quale sito migliore per informarvi se non pcgaming.it, il portale tutto italiano, sempre al passo con l'ultimo trend, bello da vedere, scorrevole da leggere, è davvero un piacere per gli occhi, e un sito dal quale io ricavo una buona dose di informazioni che utilizzo per i miei video. Per cui se volete essere sempre al passo col mondo della tecnologia e dei videogiochi, andrà a dare un'occhiata a pcgaming.it, tutti i link sono in descrizione. Come ho detto, ho appena controllato le notizie ed è uscito che praticamente il 12900K sì, batterà il 5950X in un test multithreading, ma consuma anche quasi tre volte tanto, perché stiamo parlando di 330 watt di picco di consumo. Quindi credo che il processo produttivo sì sia diverso rispetto alla serie 11, ma non così tanto diverso, ecco. Credo proprio che a Intel non facesse piacere concludere il meme dei 14 nanometri plus 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 plus, e quindi evidentemente ci ha messo un po' del suo. Voi direte, Gì, ma perché ce l'hai così tanto con Intel? Perché ti accanisci così tanto? Raga, perché abbiamo delle prove che Intel non è proprio efficientissima dal punto di vista dei consumi. E un'altra prova sono le schede madri, il chip Z690, poiché le schede madri top di gamma sono addobbate con due bei connettori IPS da 8 pin ognuno, ovviamente, per la CPU. Quindi significa che o c'è possibilità di fare un overclock molto molto spinto, quindi servono davvero tanti watt, oppure significa davvero che questi processori consumeranno davvero un casino. Sulle X570 voi direte, sì, ci sta pure là il doppio connettore da 8 pin, ok, ma quello è per fare overclock spinto e per far arrivare corrente tra virgolette più pulita al processore, non sovraccaricando molte volte una sola linea EPS. Qui, beh, voglio essere malpensante ancora una volta, e secondo me vedremo dei consumi davvero molto molto alti. Preparatevi ad upgradare il vostro alimentatore se ancora non l'avete fatto e avete intenzione di acquistare questi processori. Ultimo argomento riguardante i processori, le memorie. Ma questi processori avranno il supporto per le DDR5 o le DDR4? Essendo fondamentalmente la serie 12 una serie di transizione, ci sarà il doppio supporto, in quanto Asus ha mostrato delle schede madri con sia il supporto per le DDR5 che le DDR4. Suppongo che non ci saranno problemi di latenza o comunque problemi per quanto riguarda la cache dei processori, perché sappiamo che le DDR5 hanno una cache latency davvero molto più alta rispetto alle DDR4, ma perché hanno delle frequenze molto più alte. Ad ogni modo, Intel ha rassicurato: no, tranquilli,
Sì, i processori sono a spada. Che dire, abbiamo fatto un pochettino il riassunto di ciò che sappiamo di questa serie Alder Lake di Intel. Quali sono le mie aspettative? Come ho detto, batteranno i Ryzen 5000, ma finalmente era ora che ci fosse un degno avversario dei Ryzen 5000, sia per quanto riguarda le performance che per quanto riguarda il prezzo, che sfortunatamente ancora non conosciamo. Come ho detto, la conferenza ci sarà il 27 ottobre, non so se alle 3 o alle 5 o alle 6, ma comunque vi farò sapere in qualche modo, la seguiremo sul mio canale Viola. Preparatevi perché è molto molto probabile che mi arrivi un i7 12700K o 700KF, ancora non ne sono certo, con una scheda madre, della memoria RAM dedicata, e quindi ne vedremo davvero delle belle. Magari faremo un video build, faremo comunque i nostri benchmark, lo vedremo in live, faremo davvero tante tante cose fighe. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra. Se c'è qualcosina che ho dimenticato, scrivetemelo nei commenti. Se nel frattempo esce qualche altra notizia interessante per quanto riguarda Alder Lake, mi raccomando scrivetela nei commenti, voglio il video pieno dei vostri pareri. E vi ricordo inoltre di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!